Bentornati, fratelli di Tuberanza, in una nuova reaction a Dragon Ball Xenoverse 2. È appena uscito il video dove hanno annunciato le novità dell'aggiornamento gratuito numero 16. Gratuito vuol dire appunto gratis per tutti. Quindi andiamo a vedere insieme che cosa ci aspetta in questo nuovo aggiornamento. Ma prima lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video e vi ricordo che mi trovate live tutte le sere alle ore 21 sul sito Viola, qualora vogliate passare qualche ora insieme a me in diretta. Adesso però, signori, iniziamo. Let's go! PEGI 12. PEGI 12. Ok, stiamo ripercorrendo un po' quello che è successo in Xenoverse. Bene. Piccola precisazione. Ho visto tanta gente, me compreso, fomentarsi per quel poco che abbiamo visto nel trailer di Budokai Tenkaichi 4. Ma perdonatemi, ragazzi, ma a Xenoverse 2 che cosa abbiamo da recriminare? Perdonatemi. Una storia originale, una qualità grafica pazzesca. Cioè, raga, secondo me, ad oggi, Xenoverse 2 rimane tuttora uno dei migliori titoli a tema Dragon Ball. Poi io, attenzione, sarà che io sono troppo fanboy di Xenoverse? Potrebbe anche darsi. Fatemi sapere sotto nei commenti voi che cosa ne pensate, perché secondo me Xenoverse 2 ha già quello che ci serve, ovvero una qualità grafica pazzesca e un botto di moveset. Vabbè, andiamo avanti. Guarda qua, ragazzi, dai. Dai, ragazzi, guarda qui. Gamma 1 e gamma 2. Gohan. Ok, questo fa parte dell'aggiornamento che è uscito poco fa. E ora si entra nel vivo, immagino. The worst is yet to come. Raga, quanto è cattivo. Cioè, guardate qua, raga. Cell Max, quanto è fiero. E l'accostamento dei colori verde e rosso sono qualcosa di incredibile. C'è anche però da fare una piccola parentesi. Raga, non mi insultate, vi prego, ma io purtroppo il nuovo film di Dragon Ball, ad oggi, non l'ho ancora visto. Ok, vado immediatamente a recuperarlo. Perché comunque Cell Max mi piace un botto, Gohan Beast mi piace un botto, Orange Piccolo mi piace un po' meno, perché sembra un po' quel colore, color pipì, e non è che mi faccia proprio impazzire, ma va bene, andiamo avanti. Allora, questo l'abbiamo già visto, è il nuovo Raid, ok? Quindi non sarà un personaggio giocabile, già questa cosa dovreste saperla. Quindi Cell Max sarà soltanto un Raid. Ma questo lo avevamo già capito nel precedente trailer che fuoriuscì dal Battle Hours di Dragon Ball. Ok. È tempo per il risveglio. Show me what your true power can do. Mostrami quello che il tuo vero potere può fare. Allora, bello, sì, ma questa faccia di Gohan Beast sul patroller mi sembra un po' troll, cioè, no, un patroller, un troller, cioè, è poco cattiva, capisci? Cioè, è poco aggressiva. Allora, attenzione, bella questa parte dove praticamente c'è il coso rosso che passa dietro. Come anche nel film, no? Eccola, questa parte qua. Questa è bellina. Questa è bellina. Bisogna ammettere che questa parte è bellina. Secondo me si poteva fare qualcosa in più. Però, raga, allora, da questa schermata possiamo capire che il risveglio Beast sarà disponibile per tutte le razze. Ok? Quindi il terrestre, il Majin, Saiyan, eccetera.
Il clan di Freezer, io lo vedo con Laura Viola, ma a questo punto non sarebbe stata meglio magari già la forma Black? È chiaro che magari è un po' troppo presto, dato che comunque non è stata mostrata in nessun modo la forma Black, se non nel manga. Fatto sta che comunque per i Namecciani, io personalmente avrei messo la forma Orange piuttosto che la forma Beast. Perché c'entra una mazza. Vabbè, non c'entra una mazza manco per i terrestri. Però, bene o male, sai, metti la parrucca, l'occhio rosso e già ci sta. Però sto design non mi convince, raga. Cioè, c'è qualcosa che non mi convince. Vabbè, è chiaro ed è palese, raga, che il Gohan Beast ci sarà, no? E sarà l'altro personaggio. Bene. Ok, qui penso siano tutti risvegliati per andare a battere Cell. Magari questo raid. Ok, c'è anche la mossa finale del Gohan Beast. Regà, hanno praticamente setappato tutto per mettere il Gohan Beast. E quindi questa è la mossa proprio. Eccola qua. Boom. Perfetto. Free content. Ok, gratis per tutti. A walking skill, ok, risveglio, skill di risveglio, Beast. Nuovi costumi. Carino, carino, molto bello questo costume. Probabilmente questo me lo prendo. E credo, io difficilmente sbaglio, raga, perché Xenoverse lo conosco probabilmente meglio di me stesso. Credo che questo costume sarà droppabile dal raid di Cell Max. Credo. Ok, queste sono le mascotte. Carine, carino anche Zeno. Però forse tra queste il draghetto è quello che mi piace di più. Ah, ok, le schermate di caricamento. Bellissima quella di Cell Max, ragazzi, cioè atomica. Cioè, quella è bellissima. Poi io considerate che io le schermate di illustrazione ho preso solo quelle dei villain, perché le altre mi fanno sbocco. Però è anche vero che quella di Goku, regà, è di tutto rispetto. Cell Max, ma di tutte queste, Cell Max vince. Assolutamente. Free update, additional nu nuovi contenuti, Awoken Skill Beast, 3 quest. Ok, 2 nuovi costumi, 5 Super Soul, 7 mascotte, 51 loading screen. Azz! Però occhio, io non leggo miniature dell'Hero Colosseum. Non l'ho letto. Manca ancora un po' nel trailer. Mi auguro che ce le facciano vedere perché, regà, il Gohan Beast e il Cell Max come miniatura dobbiamo averla per forza. Free updates coming on March 23. Ok, quindi domani. Hero of Justice Pack 2. Ok. Bella! Piccolo-san, chiuni tamatte zuite koi te yuarete mo komarimasu yo. Do shitan desu ka? Ci mitsukatta ka? Ci ha trovati. Piccolo Power Awakening! Bellino così! Bello! Ok, ci fanno vedere un po' di moveset. Bello. Mi sa che è bello forte, raga, eh. Mi sa che è bello ignorante questo, sì. DLC Pack 7. Ok. Raga, avete visto la transition? Io non so se l'avete notata, ma guardate. Guardate, eh. Da qui non vedete niente. Ok, vedete solo il punto interrogativo. Ma guardate un attimo. Whoop! Vabbè, raga, dai, è
non è che è palese. Non capisco perché ancora non lo mettano. Cioè, sembra una presa per culo. Raga, è palese Gohan Beast. Andiamo. Il trailer credo che sia finito. Now it's my turn. Adesso è il mio turno. Ok. Allora, il 23 uscirà il nuovo DLC. Aspetta, allora. Il 23 uscirà l'update gratis per tutti. Quindi io sono abbastanza sicuro che nuove miniature le inseriscano. Regà, anche se non c'è scritto, spero, perlomeno voglio sperare, che vengano aggiunte nuove miniature. In quel caso ritorneremo con l'Iro Colosseum, con Joseph Blazzi in live soprattutto, raga, perché vorrei tornare a giocare seriamente all'Iro Colosseum, che tra l'altro era una delle mie serie Dragon Ball di punta. Mentre invece l'Hero of Justice Pack 2, con il coming soon, non sappiamo al momento quando uscirà, ma io credo a brevissimo tempo che facciano uscire un altro trailer in cui fanno vedere Maron e Mil Gohan Beast come se già non si sapesse. Vabbè, raga, fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questo Hero of Justice Pack 2. Personalmente tanta roba, ve lo dico personalmente. Il raid di Cell Max mi piace molto, però raga, che volete da me? Io purtroppo amo l'Hero Colosseum e quindi sono più interessato all'update gratis di domani piuttosto che all'Hero of Justice Pack 2. Cioè, l'unica cosa che mi interessa sono le nuove parallele per fare poi i Best of Z. Sono quelle principalmente le cose che mi interessano. Detto questo, ragazzi miei, io mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo con le prossime reaction e, per chi volesse, in live sul sito Viola. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop.